Se volete un cellulare che possa fare ciò che di solito richiede una action cam, abbiamo la soluzione per voi, Vivo X60 Pro. Oggi torniamo a parlarvi di Vivo X60 Pro, ovvero uno smartphone davvero super che a distanza di molto tempo dalla sua uscita, perché insomma è passato ormai un anno, continua ad essere un prodotto originale e per noi anche un'ottima soluzione d'acquisto, pur se sono passati 12 mesi. Partiamo dal design. Vivo ha scelto un approccio molto soft e i suoi smartphone hanno un minimo comune denominatore. Sono semplicemente belli. Nel caso di Vivo X60 Pro ci sono due parti caratterizzate dal vetro curvo, che sono poi congiunte da una struttura sottilissima. È incredibilmente leggero se lo confrontiamo con la maggior parte dei prodotti top sul mercato, con una finitura posteriore che non cattura le impronte. La struttura ci appare anche resistente perché dopo svariati maltrattamenti è ancora immacolata. Il sistema operativo si chiama FunTouch OS ed è un adattamento di Android 12 con alcune aggiunte molto comode, come la possibilità di fare lo split dello schermo con un movimento a tre dita oppure con i tasti del volume si apre direttamente la fotocamera. Noi non vogliamo mai annoiarvi con le specifiche tecniche, però ci teniamo a sottolineare che all'interno di questo smartphone c'è il processore Snapdragon 870 con 256 GB di memoria interna e 12 GB di RAM, che grazie alla funzione Extended RAM 2.0 possono diventare addirittura 16 GB se il sistema lo richiede. Per garantire prestazioni sempre al top, non è previsto invece l'uso di una espansione di memoria esterna. Il display è un pannello da 6,56 pollici costruito da Samsung. È un AMOLED con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, quindi con una super fluidità delle immagini e lo standard HDR10 Plus. Colori profondi, ma soprattutto con una definizione al top, anche quando ci sono contesti molto scuri. La batteria da 4200 mAh potrebbe sembrare un po' piccola perché vediamo delle capacità molto più grandi in altri smartphone, però in realtà grazie all'ottimizzazione del processore e anche all'efficienza del suo software, questa batteria dura comunque ben più di una giornata di normale lavoro, anche quando se ne fa un uso intenso si arriva a sera senza alcun tipo di problema. Ma tutto quello che potremmo dirvi su Vivo X60 Pro passa in secondo piano se parliamo della sua fotocamera, che è stata realizzata in collaborazione con il gigante dell'ottica Zeiss. Vivo e Zeiss hanno realizzato un vero e proprio laboratorio congiunto per mettere a punto nuove soluzioni nel campo dell'imaging e lanciato un concorso fotografico, ma soprattutto è stata fusa la competenza delle due realtà. Il primo risultato è stato proprio Vivo X60 Pro. Il sensore principale è realizzato da Sony ed è da 48 megapixel con un vero e proprio gimbal che viene chiamato Gimbal 2.0 che combinato con la stabilizzazione elettronica fornisce una stabilizzazione su 5 assi davvero unica sul mercato. Questo permette di compensare i tremori, i movimenti della mano anche quando si fanno delle foto super ravvicinate. È questa l'essenza dell'uso di un sistema di stabilizzazione. Ma ciò in cui il Gimbal 2.0 e la stabilizzazione elettronica danno davvero il meglio sono gli scatti e i video notturni, che sono di qualità davvero superlativa. Il risultato complessivo è davvero molto molto buono. In abbinamento c'è anche una lente grandangolare da 13 megapixel di buona qualità, con la correzione delle distorsioni del grandangolo. Ma ciò che rappresenta una soluzione originale è anche il sensore da 13 megapixel dedicato ai ritratti, capace anche di uno zoom ottico di 2x. Tra le soluzioni messe a punto con Zeiss c'è il software Pixel Shift, che seleziona i pixel migliori di diverse foto per ottenere lo scatto perfetto. Si possono girare video in 4K con 30 o 60 frame al secondo. Anche in questo caso ovviamente si beneficia della stabilizzazione, che può diventare una super
stabilizzazione, che è proprio quella di una, insomma, la caratteristica peculiare di Vivo X60 Pro. Altro dettaglio, potete girare anche in modalità cinema, cioè con un taglio a 21 noni, lo stesso che trovate sulla dimensione degli schermi delle sale cinematografiche. La fotocamera anteriore è da 32 megapixel, di buon livello, con scatti soft e un buon effetto bokeh. Noi dobbiamo dirlo che nel complesso Vivo X60 Pro, anche a distanza di un anno dalla sua uscita, continua a piacerci. In questo periodo si trova anche con offerte molto accattivanti sul mercato che lo rendono ancora più appetibile. Per noi, nonostante questi 12 mesi passati dal suo lancio, nell'attesa delle prossime novità di Vivo, ancora oggi questo è davvero un ottimo acquisto. Ci troviamo prestissimo su MrGadget.tech.